Buonasera, sono Dario Sonetti e ringrazio chi sta assistendo alla mia chiacchierata di stasera, sperando ovviamente di interessarlo. Parlo di qualcosa di un po' particolare, un'esperienza che ho fatto in questo difficile anno, vivendo in un contesto diverso, che ovviamente mi ha dato la possibilità di fare una serie di osservazioni che non avrei potuto fare altrimenti, ma anche di arrivare ad alcune riflessioni che vorrei ovviamente condividere con voi, anzi sarò aperto eventualmente a degli interventi che faremo verso la fine. Bene, io sono stato e sono docente dell'UPF, dove ho insegnato, ho tenuto un corso che si intitolava Biologia del benessere. Io sono un biologo e quindi anche il tema del benessere l'ho voluto trattare da questo punto di vista. E l'esperienza che ho fatto è stata anche un'esperienza in definitiva di benessere, per questo che non sono tanto distante da quanto già conoscono i miei studenti della UPF. Bene, allora io ho potuto vivere l'esperienza eccezionale della pandemia in una situazione appunto molto particolare, essendo rimasto isolato per necessità e scelta per vari mesi oltre il previsto in una riserva naturale in Costa Rica, la riserva Karen Mogensen, dove attualmente sono direttore scientifico di una stazione di ricerca biologica meteoclimatica. La riserva si estende per 1.000 ettari, è ricoperta da una surreggiante foresta tropicale, dove stiamo studiando la biodiversità presente e come le condizioni meteorologiche stanno evolvendo in seguito al cambiamento climatico in atto, influenzando di conseguenza l'ecosistema e la biologia delle specie animali e vegetali che lì sono presenti. Nel marzo del 2020 ero già da diversi mesi nella riserva quando è stata obbligatoriamente chiusa a causa della pandemia. E io sono rimasto a presidiare la stazione di ricerca dopo che studenti e ricercatori se ne erano andati appena in tempo prima del blocco dei voli intercontinentali. Ho dovuto quindi abituarmi a vivere quasi in solitudine, con una prospettiva del tempo aperta, non sapendo quanto avrei dovuto rimanere, e soprattutto vivendo con molta apprensione la situazione di ciò che stava succedendo nel mondo, perché non si sapeva come stava evolvendo, cosa avrebbe potuto comportare. In queste condizioni ho dovuto rivedere un po' il mio modo di vivere e di pensare nella quotidianità, adattandola alla nuova circostanza e facendo diventare normalità un tipo di vita, quella della permanenza in una foresta, che è vissuta da ricercatore temporanea, diciamo è più accettabile, ma che in questo caso è diventata una condizione indeterminata, che senz'altro ha comportato difficoltà logistiche, come per esempio l'approvvigionamento alimentare, e a volte per la scarsità dei ceneri, la dieta era a base di riso e fagioli, ma che però ha mostrato anche i suoi aspetti positivi. Per esempio, si arriva a vivere l'essenzialità delle cose, si scopre che si può fare a meno di molto, di quanto in realtà nella nostra vita normale sia superfluo e condizionato da un consumismo e il di più che ci procuriamo serve a riempire altri tipi di vuoto che abbiamo. Certo, io ho vissuto da prigioniero in solitudine, però in un paradiso terrestre di 1.000 ettari, mi potevo muovere e mi consolavo pensando a chi era costretto in quei giorni tremendi a stare chiuso in casa e magari avrebbe volentieri scambiato il posto con me. Vi racconto quindi di questa esperienza che mi ha permesso come biologo di osservare e conoscere la vita che mi circondava in modo più approfondito e ragionato. Il tempo stesso è diventato un presupposto da sperimentare in modo
nuovo, facendo diventare proprio i tempi della natura, scoprendo che possono dare più occasioni per conoscere e osservare che con la fretta usuale non si ha la possibilità di cogliere. D'altro canto, ho avuto la possibilità di sperimentare su me stesso questo isolamento, che alla fine mi ha consentito di sentirmi parte non solo più spettatore di un mondo, quello naturale, che se noi tutti potessimo conoscere meglio, certo rispetteremmo di più. Le riflessioni conseguenti non sono mancate, almeno alcune cercherò di passarvele. Vorrei però, prima di continuare a raccontarvi la mia esperienza, condurvi con un piccolo excursus di immagini al luogo dove ero, perché può servire a comprendere meglio quanto ho potuto vivere. Quindi avanziamo, aspetti che vado a vedere. Ok. Quindi posso adesso, vediamo se riesco a, se mi ricordo come attivare la, le slide. vediamo, non mi ricordo più. Se vediamo. Ok. Bene, questa è già una visione della foresta dove ero, della riserva, e si vede sul fondo si vede anche il mare. Ecco, vediamo se riesco a mandare avanti. Non riesco a mandare avanti. Bene. Sì, Valentina, sì, per favore. Ok, scusate, la tecnologia, sono un po' fuori. Bene. Bene, avevo messo questa frase tratta da un libro che è un classico, Thoreau, Walden, ovvero La vita nei boschi, perché mi ci sono un po' ritrovato in questa frase. Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita e per vedere se non fossi capace di imparare quanto la natura avesse da insegnarmi. E questa è del passato di due secoli fa, ormai 1854. Avanti, ecco, perché Costa Rica? Uno si può chiedere la ragione di questa scelta. Io sono arrivato in Costa Rica la prima volta nel 93, quindi ormai quasi 30 anni fa. Costa Rica perché? Perché come biologo avevo conosciuto, insomma, di alcune caratteristiche legate proprio alla ricchezza della vita animale e vegetale di questo paese, che si trova, come potete vedere in alto a destra, nell'istmo che collega l'America del Nord all'America del Sud, il Centro America. Ecco, Costa Rica non è un paese molto grande, più o meno come la pianura padana, però ha un'estrema varietà di situazioni ambientali. In questa posizione speciale vicino all'equatore, nel neotropico, la sua storia geologica, le coste, il sistema montagnoso che arriva fino a 4.000 metri, ha determinato numerosi e variati microclimi, di conseguenza delle nicchie ecologiche dove le specie hanno potuto evolversi e formarne delle nuove. Per cui ritroviamo degli endemismi, cosiddetti endemismi, cioè animali o vegetali che vivono solo in una determinata specifica area. E chiaramente questo determina una grande varietà, una grande densità di biodiversità, perché Costa Rica è la prima nazione al mondo proprio per densità di biodiversità, cioè il numero di specie presenti nell'unità di superficie. Andiamo avanti. Ecco, anche se si facesse un viaggio dalla costa pacifica, quella
alla sinistra fino alla costa atlantica, sul mare Caraibico, e si passa una serie di ambienti totalmente diversi. Si va dalle spiagge del Pacifico, delle spiagge grandissime, immense, dove arriva la foresta ancora, grazie al cielo, non sono state cementificate. Poi si passa a un tipo di foresta ormai scomparsa, la foresta secca del Guanacaste, e poi nei pressi del Golfo di Nicoya ci sono i mangrovieti, con tutta una vita speciale che vive in questi ambienti. Poi passando all'interno, già sulla parte montagnosa, ci sono le vere e proprie foreste pluviali, quelle famose, quelle più classiche della foresta tropicale, fino poi arrivare alle cime più alte, arriviamo quasi a 4.000 metri, e però qua fino a queste quote ancora c'è la vita, ancora ci sono arbusti, ancora ci sono animali, quando da noi ovviamente c'è solo pura roccia. E infine scendiamo sulla costa atlantica, il Caraibe, dove ci sono le foreste umide, e infine, rimanendo sulla costa, scendendo ancora, arriviamo alle barriere coralline, anche queste ovviamente ricchissime di vita. Quindi vedete quanti ambienti diversi e quanta vita diversa possono ospitare. Andiamo avanti. Ecco, quindi Costa Rica, pur essendo solo lo 0,03% della superficie terrestre, contiene il 5% della biodiversità mondiale. Pensando anche che le specie conosciute attualmente sono solo un quinto di quelle che si pensa, si ipotizza ci possano essere. Qua vedete i numeri per le varie classi di animali, che sono numeri sicuramente altissimi rispetto alle dimensioni modeste del paese. Ecco, per esempio, gli uccelli, li voglio accennare, aves, qua è scritto in spagnolo ma si capisce. Sono state classificate almeno 922 specie. Poi vedremo dove sono io, in un'area di solo 1.000 ettari, ce ne sono più di 120. Quindi per dirvi quanto è possibile poi vedere anche animali, per un appassionato di natura, ovviamente un viaggio in Costa Rica offre delle opportunità uniche. Andiamo avanti. Ecco, queste sono alcune immagini, questa è la foresta pluviale, vedete quanto è densa. E quegli alberi non sono tutti uguali. La cosa speciale della foresta tropicale è che ogni 10 metri si fa c'è un albero diverso. Quindi sono una quantità di alberi diversi, se ne vedono alcuni che si possono proprio distinguere anche per un colore diverso delle chiome, per una diversa forma delle chiome. E quindi non c'è un bosco unico. E qua, per esempio, è una foresta di montagna, anche questa è la tipica giungla. Giungla è un termine che viene dal sanscrito e significa impenetrabile. Infatti, queste foreste difficilmente possono essere percorse se non con delle spedizioni, perché altrimenti molta gente si è persa e non si è più trovata. Ecco, proprio qua in questo parco. Andiamo avanti. Questa poi è la foresta nebbiosa, ci stiamo alzando di quota, anche questa è un'atmosfera tutta particolare, ormai siamo vicini alle nuvole e quindi c'è questa atmosfera di nebbia che rende molto particolare questo tipo di foresta. Andiamo avanti. E qua arriviamo appunto ai 4.000 metri, la più alta cima, ci riporta. Vedete che qua ancora ci sono però arbusti e altri tipi di vegetazione, che può essere veramente diversa da quella che si può vedere ad altre altezze, in altri ecosistemi.
Andiamo avanti. Ecco, però vi sono altre buone ragioni. C'è stato un problema per pensare a Costa Rica, perché oltre a queste qua che stiamo illustrando, per esempio il fatto che Costa Rica è un paese pacifista, cioè uno dei pochi paesi al mondo che ha rinunciato alle forze armate, non ha un esercito e quindi le sue diatribe di confine così ha sempre cercato di risolverle pacificamente. Non per niente nell'87 il presidente Oscar Arias ha ricevuto il premio Nobel per la pace proprio per quest'opera di pacificazione. Però è avanti anche per i diritti civili, sono attuati pari diritti e doveri per uomini e donne sia nel lavoro che nella vita civile, cose che qua in Italia si fa ancora un po' fatica ad avere. Andiamo avanti. Ecco, l'impegno per la natura e l'ambiente ha fatto diventare Costa Rica appunto il paese famoso per l'ecoturismo. Questo termine è stato proprio coniato in Costa Rica perché ben il 26% del territorio nazionale si trova in aree protette, parchi e riserve, e quasi il 50% del territorio ha una copertura boscosa. Quindi si va in Costa Rica per vivere la natura, vivere veramente full immersion la natura. Ecco un'altra piccola nota, ma anche questa la dice lunga sul paese. Dal 2012 c'è una legge che proibisce la caccia su tutto il territorio nazionale, quindi saranno contenti gli animalisti. Avanti. L'impegno per l'ambiente, Costa Rica è famoso anche a livello internazionale, ha avuto anche degli esponenti politici che sono diventati presidenti, direttori di enti internazionali che riguardano il clima. E nel 2019 l'ONU ha dichiarato Costa Rica campione della Terra per l'impegno contro il cambio climatico. Costa Rica si è impegnata entro il 2050 a eliminare o compensare tutte le proprie emissioni che alterano il clima. Andiamo avanti. Ci sono alcune altre caratteristiche per cui Costa Rica è famosa. Da delle classifiche stilate da degli organismi statistici internazionali risulta che Costa Rica è uno dei paesi più felici al mondo. E questo ovviamente è stato oggetto di studio per capire quali sono le condizioni che possono rendere un popolo felice. Io non sono convinto del tutto su questa felicità, perché ovviamente ci sono anche delle problematiche, però indubbiamente se andiamo a comparare con altri paesi e altre nazioni, sicuramente Costa Rica è un paese più felice. E infine, l'ultima caratteristica però interessante, in Costa Rica c'è in particolare un'area che appartiene alle cosiddette zone blu. Le zone blu sono quelle aree nel mondo dove c'è una maggior percentuale di centenari, di popolazione longeva, che raggiunge quindi un'età però in salute, non ammalata. E anche per questo viene studiato. Qua al centro c'è proprio un signore che è morto la settimana scorsa, dopo aver compiuto ben 121 anni. Questo era il record per Costa Rica, però sicuramente è un record che viene avvicinato da molti altri costaricensi che hanno già tranquillamente superato i 100 anni. Bene, andiamo avanti. Ecco, è proprio qua nella penisola di Nicoia, dove ci sono i centenari, c'è anche la riserva dove io lavoro, e si trova in quel cerchietto rosso, e dicevo si chiama Karen Mogensen. Andiamo avanti. È una riserva che è stata costituita comprando delle terre che erano state deforestate. Questo è partito circa 30 anni fa. E erano deforestate per farci soprattutto del pascolo brado. Ecco, si possono vedere delle immagini di aree simili a
quelle che erano un tempo. E anche attraverso la mia associazione Foreste per Sempre abbiamo contribuito a raccogliere fondi per comprare di queste aree che ormai erano dismesse. E siamo partiti con un processo di riforestazione che nel giro di 30 anni ha portato a una nuova foresta. Andiamo avanti. Ed è incredibile vedere quanto è cresciuta, quanto è diventata rigogliosa nel giro di pochi decenni questa foresta, riportando una quantità di animali, ovviamente oltre le piante che sono ricresciute, e garantendo anche le risorse acquifere, perché qui l'acqua, qua non ci sono ghiacciai, l'acqua è trattenuta dai boschi, dalle foreste, quindi dove ci sono boschi c'è anche acqua, anche durante la stagione più siccitosa. La riserva Karen, qua potete vedere i vari settori che sono stati comprati, questo attualmente arriva a 1000 ettari, infatti si vede l'ultima acquisizione che abbiamo fatto proprio quest'anno di 25 ettari, sempre con fondi che abbiamo raccolto in parte anche con donazioni alla nostra associazione Foreste per Sempre. La riserva Karen è veramente un paradiso di natura, vi dicevo dell'acqua, vi sono delle cascate bellissime, vi sono animali, piante, fiori, uccelli, che sono anche facilmente visibili. Si può visitare la riserva e quindi si possono vedere anche tutte queste cose. Che appassionato di natura sicuramente non viene deluso. Andiamo avanti. Ecco, però per poter studiare tutta questa vita, questa biodiversità, che è biodiversità l'insieme appunto di tutte le specie animali e vegetali, sempre attraverso la mia associazione e con fondi raccolti anche fra imprese del Modenese, abbiamo potuto realizzare nel corso di 3 anni una stazione di ricerca dove ci sono dei laboratori. È stata inaugurata nel 2014, c'è la possibilità di ospitare ricercatori e studenti che da quell'epoca sono venuti anche dalla nostra Università di Modena a fare il loro studio, a partecipare alle ricerche. Andiamo avanti. Ecco, la stazione appunto operativa è stata attrezzata, abbiamo strumenti scientifici ovviamente per poter fare le ricerche e offriamo la possibilità a studenti italiani, ma non solo, di venire. Ecco, qua siamo già al lavoro, sono ricercatori, abbiamo ovviamente un ufficio, abbiamo il laboratorio, abbiamo computer. Qua si vede in alto a sinistra anche una delle stazioni meteorologiche. Andiamo avanti. E questi sono appunto ricercatori e studenti che sono venuti da Modena, e sono già diversi quelli che hanno potuto preparare con successo le loro tesi di laurea facendo dei lavori di ricerca. Fino ad arrivare, diciamo, all'inizio del 2020, quando si vede l'ultimo gruppo che è arrivato, è questo in basso a destra, di studenti a partecipare alla prima proprio scuola di campo, in cui i professori, i docenti hanno tenuto lezioni e si sono poi potute fare anche delle escursioni direttamente in foresta, della pratica, per avere ovviamente la possibilità di imparare, di apprendere anche non solo in teoria ma anche sul campo. Le ricerche biologiche riguardano ovviamente, vi dicevo, gli animali e le piante, i vegetali che sono presenti, perché questo serve anche a conoscere
quello che stiamo proteggendo, serve anche a poter gestire meglio. Una delle ricerche, per esempio, ha riguardato gli uccelli e ne abbiamo identificate più di 120 specie in solo 1.000 ettari, e questo è anche un record, però ci sono anche studi su altre classi di animali, anfibi, rettili, che sono ovviamente, ecco, questo anche è una cosa che ci inorgoglisce abbastanza, perché con l'uso di fototrappole, che è un sistema per poter fotografare gli animali con delle camere nascoste, abbiamo potuto verificare la presenza anche di felini come l'ocelot e il puma. Abbiamo identificato più di 50 specie di macromammiferi e stiamo pubblicando adesso un nuovo lavoro. Però, ripeto, se esistono questi grossi felini, vuol dire che c'è una piramide ecologica, una piramide alimentare che permette la presenza anche di questi felini. E infine anche le emergenze botaniche. Vi sono, a parte degli alberi che sono ormai rari, vi sono però anche delle altre specie, come questa che è stata studiata. Un nostro studente di Modena, proprio nei prossimi giorni, presenterà una tesi del lavoro fatto su questa pianta, il cafessiglio, che in pratica è quasi sparita altrove, e nella riserva ne abbiamo potuto vedere. Ovviamente cerchiamo di studiarla e proteggerla al meglio. Andiamo avanti. E questo, ovviamente, non siamo completamente isolati, abbiamo una torre internet che permette di comunicare e di inviare, per esempio, tutti i dati meteorologici. Qua in basso a destra vediamo Luca Lombroso, il famoso meteorologo di Modena, che anche lui fa parte del nostro team e viene giù tutti gli anni a dare manutenzione agli strumenti, e poi con i dati che arrivano in Italia, all'università, all'osservatorio, possiamo fare degli studi anche a lungo termine. Ecco, questo è un altro dato che parla da solo. Abbiamo uno strumento, dei sensori che misurano la qualità dell'aria, in questo caso le famose nanoparticelle PM10, PM2,5, e si può vedere in questi grafici la linea in basso a nera e quanto poche di queste particelle abbiamo nella riserva confrontate con la presenza di queste particelle sopra Modena, cioè quelle che respiriamo in città. Ecco, questo se non ha bisogno di commenti. E poi, per esempio, un altro studio che è stato bello, anche questo ha un significato al di là del valore scientifico. Questo è il ciclo dell'anidride carbonica, noi l'abbiamo chiamato proprio il respiro della foresta. Infatti, vedete che è un respiro ciclico, come in cui durante il giorno l'anidride carbonica viene assorbita e durante la notte viene ceduta. E proprio lo possiamo vedere bene in forma di questo andamento ciclico. Andiamo avanti. Purtroppo è arrivato il marzo 2020, anzi anche prima è arrivata la pandemia, però noi siamo stati costretti a chiudere. Siamo costretti a chiudere e quindi la scelta è stata quella di rimanere. La scelta è stata quella di rimanere, e, ripeto, ho parlato di osservazioni e riflessioni che ho potuto fare in questo periodo. E in pratica sono di due ordini queste osservazioni: quelle oggettive relative al luogo, alle sue caratteristiche e alla vita presente nelle sue incredibili varietà, e quelle invece soggettive relative a me stesso, a quello che ho sperimentato, quello che ho potuto provare. I giorni qui passano scanditi dai fenomeni naturali: l'alba, il giorno, il tramonto, la notte.
Non c'è bisogno dell'orologio, infatti io me lo dimentico spesso volentieri. E anche i suoni della foresta scandiscono un tempo naturale che permette di vivere pienamente ma senza stress. E infatti uno dei dati che ho potuto, ecco, poi non andare troppo veloce, non so che il tempo passa rapido, e quello che ho potuto constatare su me stesso è che i propri sensi si affinano, la capacità percettiva è migliorata, si riesce a cogliere dettagli che normalmente vanno persi con una presenza solo occasionale ed affrettata. E anche si possono seguire alcune dinamiche di eventi naturali che altrimenti sfuggirebbero. E quindi questa capacità discriminativa aumentata permette di cogliere maggiori particolari, maggiori dettagli, visto e udito il fatto, come se si aguzzassero, permettendo di captare il mondo naturale in modo più ricco, come se si diventasse una parte stessa. La foresta tropicale diventa allora un'infinita fonte di stimoli, scoperte, e si coglie una realtà che normalmente rimane preclusa. E ci si rende conto quanto nel nostro mondo, lontani dalla natura, i sensi spesso sono mortificati, limitati nel loro uso per una povertà di stimoli naturali o guastati da un ambiente sensorialmente inquinato. Per esempio, la vista, quando si entra per la prima volta in una foresta tanto complessa come quella tropicale, dove coesistono vari livelli di vegetazione, come si vedeva nelle precedenti diapositive. È un'incredibile varietà di forme, una tonalità di verdi, di luci e ombre, e l'occhio rimane confuso e smarrito di fronte a questo mare di verde. E con il tempo però si impara a distinguere i particolari, a vedere la differenza, a cogliere dettagli. Ogni giorno una scoperta nuova, perfino ritornando nel medesimo luogo, si colgono nuovi dettagli. E la stessa visione notturna risulta migliorata. Andiamo pure avanti, anche l'osservazione degli animali, che in genere, ecco, eravamo qua, che in genere è difficile perché sono sempre ben mimetizzati dai colori, dalle forme, dai giochi di luce, è più facile riuscire a vederli, a poterli distinguere. E anche i più piccoli esseri che prima sfuggivano possono essere visti, scoprendo le loro caratteristiche uniche e sorprendenti per forme e comportamenti. Quindi verrebbe da dire siamo alla ricerca di mondi fantastici alieni, ma questi sono già presenti sulla nostra Terra, se vogliamo vederli. Prima di andare a scoprire quelli extraplanetari, dovremmo imparare a conoscere e stupirci dei nostri coinquilini. Lo stesso cambiamento sensoriale vale per l'udito, la foresta non è mai completamente silenziosa. Ma sono mille i rumori di suoni che arrivano, sia di giorno che di notte, a volte forti, ma quasi sempre impercettibili. Imparare a distinguerli e a riconoscerne l'origine e la causa la si può acquisire solo col tempo, permanendo in quei posti. Un rumore secco potrebbe essere un ramo che si spezza, ma anche il verso di un animale. Un ruggito potrebbe essere il giaguaro, ma anche una ben più modesta scimmiodatrice. E suoni che prima arrivavano distinti ma senza significato, ora sono parte di una grande sinfonia che viene ad avere un senso, di un'armonia che prima era sconosciuta e poi ti accompagna mica sia durante il giorno che la notte. Vale la pena a questo proposito menzionare i suoni e le luci della foresta all'alba di un nuovo giorno, perché soprattutto per chi viene per la prima volta è qualcosa di veramente magico assistere a questo cambiamento. E per destarsi non c'è bisogno della sveglia, i primi chiarori illuminano la foresta molto presto. Una leggera nebbiolina fa da sfondo ai mille toni di verde della giungla, confondendosi con la tinta dorata del cielo. Un'aria pura entra nei polmoni a caricare di ossigeno ed energia corpo e mente, dando la voglia di vivere sentendosi parte del creato. A proposito della qualità dell'aria, abbiamo visto quali valori di purezza vi sono qui, da noi ormai sconosciuti, se non andando ad alta quota.
Bene, poco dopo le 5 del mattino inizia nella foresta un concerto degno di una quinta di Beethoven. Gli orchestranti sono già tutti posizionati ai vari livelli della serra e iniziano uno a uno a scandire le loro note, per poi fondere le loro emissioni sonore in un crescendo a salutare il nuovo giorno e la vita che si risveglia. Sono sensazioni ed emozioni che difficilmente si dimenticano. Forse perché arrivano a toccare corde ancestrali. Certo, meglio così che essere svegliati dai rumori del traffico cittadino, magari respirando aria cattiva. Lo stesso ovviamente vale per lo spettacolo del tramonto. Andiamo avanti. In tema di odori, anche l'olfatto ha la sua parte. Svegliarsi e sentire il profumo della foresta, dei suoi mille fiori ed essenze, non ha paragoni. E sicuramente costituisce un'aromaterapia efficace per ritemprare mente e corpo. Quindi, oltre a poter beneficiare dell'aria ottima che si può respirare qui, studi recenti sulla permanenza in un bosco, che sia anche un nostro bosco nostrano, hanno dimostrato l'effetto salutare di sostanze volatili che vengono emesse dalle piante nell'aria circostante. Sono state identificate speciali classi di molecole quali monoterpeni e fitoncidi, che sono sostanze aromatiche che gli alberi, ma anche le piante del sottobosco, secernono nell'aria per proteggersi da insetti, funghi e batteri. Bene, si è visto che sembra stimolino, se ne veniamo a contatto, le respiriamo, anche il nostro sistema immunitario, prevenendo malattie, ma anche sono capaci di favorire un recupero di salute. Quindi vivere a contatto con la natura, perfino per periodi brevi, come può essere una passeggiata giornaliera in un bosco, va oltre il miglioramento del nostro spirito, del nostro benessere emotivo in funzione antistress, ma influenza direttamente i nostri organi e le cellule in modo positivo. Mentre ovviamente succede esattamente l'opposto in quanti hanno una disconnessione cronica con la natura. Si sta diffondendo questa pratica di camminare nel bosco con lo scopo di entrare in contatto con tali sostanze salutari, e per questo è stato coniato anche il termine bagno di foresta. Nel mio caso posso dire che durante la mia permanenza ho vissuto tale condizione in continuo, e forse grazie a ciò non ho sofferto nessun malanno grave, pur essendo a contatto costante con microbi, virus, parassiti, non certo in condizioni sterili. Sicuramente molti malesseri tipici della nostra vita nel contesto urbano qui si attenuano, dicendoci quanto una condizione ambientale favorevole e anche psichica possono influenzare la nostra condizione fisica e funzionamento del nostro organismo, in definitiva quanto agiscano sul nostro benessere biologico, il tema che ho trattato nei miei corsi all'UPF. Bene, tutto questo non è che vuole essere un auspicio per un ritorno alla vita nella foresta, anche se almeno una breve permanenza certo farebbe bene a molti. Semplicemente voglio mostrare qual è la differenza e quanto ci potrebbe servire trovare una giusta via di compromesso tra la vita frenetica vissuta in un ambiente spesso malsano e una condizione che si basi su condizioni e regole naturali migliori. Tornando invece a quanto ho potuto vivere più come osservatore oggettivo nel contesto della foresta, si può dire che ogni giorno ha portato nuove scoperte, non si ripete mai la stessa esperienza. Vedo cosa succede. Niente. Non so cosa è successo qua. Ma porca miseria. No? Scusate, era comparso un messaggio per il computer. E nel mio lavoro di biologo, osservare un insetto sconosciuto, un fiore mai visto, un albero maestoso, ovviamente può riempire solamente di stupore e di ammirazione, oltre che di curiosità professionale. E quello che faccio in questi incontri naturalisti è accontentarmi di esaminare, catturare delle immagini, non vado mai a interferire con questo mondo, non sono un raccoglitore collezionista, mi basta osservare e apprendere. Però
Però sono centinaia le mie foto di insetti, fiori e altri organismi che ho raccolto e sono ancora in attesa di un'identificazione e una catalogazione. Magari tra esse vi sono testimonianze di qualcosa di nuovo. Bene, qui vi mostro alcune di queste immagini, ma ripeto, sono centinaia. Per esempio le farfalle notturne. È facile per me vederle perché arrivano loro stesse di notte su una parete che io tengo illuminata, e la cosa stupefacente è che ogni notte io vedo delle nuove farfalle, delle nuove specie. Andiamo avanti. Ecco, ripeto, sono centinaia quelle che io ho potuto vedere, farebbero la felicità di un collezionista. Ovviamente io non le fotografo solamente, le lascio tornare al loro ambiente, vengono solo a visitarmi. Ecco, andiamo pure avanti. Ed è incredibile la quantità di forme, di colori. Andiamo ancora avanti. Ecco, ripeto, qua sono alcune. Un altro classe, diciamo, di organismi a cui mi sto interessando sono le orchidee. Ovviamente le orchidee sono tipiche della foresta tropicale, crescono sugli alberi, sono piante epifite, e anche in questo caso c'è una varietà incredibile. Andiamo a vederne alcune. Ecco, e quello che si può dire, vedete, ce ne sono alcune che sono assolutamente minuscole, di 1 millimetro. E altre che possono, come quella centrale, che è l'orchidea da vaniglia, che possono arrampicarsi fino a 10 metri sugli alberi. Ecco, tutta questa bellezza è ovviamente una gioia per gli occhi, e ogni giorno io vado in foresta e ne scopro di nuove. Molte vivono assolutamente in cima agli alberi, e quindi solamente quando cade un ramo secco si possono vedere, perché ovviamente se sono attaccate a questo ramo si possono a quel punto raccogliere e studiare. Andiamo pure avanti. Un'altra categoria interessante è quella dei funghi. I funghi che hanno un ruolo poi molto speciale nella foresta. Anche qua vedete la quantità di forme che possono avere. Alcuni ovviamente somigliano a funghi nostri, altri sono molto diversi. Bene, una riflessione che posso proporre dalla visione di queste immagini, e vorrei appunto per questo stimolare qualche commento, è che viene da chiedersi: a che serve tanta bellezza? Se quasi non possiamo vederlo, forse non lo incontreremo mai. Le migliaia di forme e colori di farfalle, orchidee, fiori, foglie. Siamo già arrivati a... fermate un momento, per favore. Costituiscono una stupefacente varietà che esiste al di là della nostra presenza. È qualcosa che è preesistente a noi e non ha bisogno di noi, anzi probabilmente ne farebbe volentieri a meno di noi, visto la nostra opera sovente distruttrice. E tralasciando possibili interpretazioni religiose sul ruolo del creato, che non sono ovviamente di mia competenza, c'è da chiedersi se tutto ciò è solo conseguente a un'esigenza funzionale, o la natura crea bellezza, ama la bellezza come suo stesso presupposto. Partendo dal caso, pensiamo alle figure complesse e stupefacenti che si originano solamente su basi matematiche dai frattali, applicando la teoria del caos deterministico. Forse dobbiamo ripensare a un concetto di bellezza che non sia solo conseguenza di una necessità, e certo non è in funzione solo di una nostra fruizione estetica. Ma non è solo questo che si vede direttamente in foresta che determina stupore, è certamente più quello che non si vede. Muovendosi in foresta si ha come l'impressione di camminare su qualcosa di vivo che pulsa, che trasmette energia, e se appena si scava un poco si scopre nel suolo un intrico di filamenti, radici, mucillagini microbiche. E
Ed è qui che è il vero segreto della foresta. Abbiamo appena visto immagini di funghi, ebbene si è scoperto che la loro parte sotterranea, il micelio, si estende per centinaia di metri a connettere intimamente le radici di alberi e piante attraverso una parte simbiotica che è la micorrizza, andando a costituire una rete vastissima di connessione, come un immenso cervello. Si crea così una vera e propria comunicazione codipendenza che arriva a far descrivere questo insieme come un superorganismo, probabilmente capace di agire e reagire come un tutt'unico. La foresta quindi non è solo un insieme di alberi, è molto di più. Già si conoscevano i rapporti di scambio che si vengono a creare tra i funghi che estraggono dal terreno acqua e minerali, li cedono alle piante e in cambio ricevono dalle piante molecole zuccherine come loro nutrimento. Ma queste ricerche recenti hanno visto che in aggiunta a questo scambio vi è una vera comunicazione entro le piante stesse. Di albero in albero, attraverso questo circuito sotterraneo, passano segnali di allarme, ormoni e persino sostanze nutritive che gli alberi vecchi cedono a quelli più giovani, come una sorta di aiuto, a volte anche a piante di altre specie, quanto dovremmo imparare dalla natura. Infine, le piante sono molto percettive di quello che cresce e avviene intorno a loro, di conseguenza alterano il loro comportamento. Per esempio, è stato dimostrato che solo il rumore di un insetto che sta digrignando le mandibole mette in allarme la pianta, che immediatamente produce sostanze difensive. Oppure che certe piante che stanno fiorendo addolciscono il loro nettare quando percepiscono il battito tale di un'ape vicina. Quindi è possibile che le piante percepiscano anche la nostra presenza. Quando camminiamo nel bosco, in una foresta, per un po' di tempo, le nostre ghiandole sudorifere espandono nell'aria composti chimici. Le nostre voci, i nostri passi nel suolo producono vibrazioni e onde di pressione. Passando tra una pianta e l'altra, ci strofiniamo contro il tronco e spostiamo dei rami. È quindi più che plausibile che gli alberi avvertano anche la nostra presenza. Ricordiamocelo nella nostra prossima passeggiata. Bene, le riflessioni che si potrebbero ancora fare sono tante, ma vorrei concludere con alcune note finali. Vivere a così stretto contatto con la natura, permette di capire quanto avremmo da imparare se solo fossimo più umili e guardassimo a lei con maggiore attenzione. E credo che avremmo le soluzioni per tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ogni pianta, ogni animale, insetto, uccello sono perfettamente adattate dalle leggi evolutive per sopravvivere al meglio, con meccanismi e stratagemmi che potremmo copiare e utilizzare per noi stessi. Un'altra conclusione è che non c'è niente di più bello che arrivare a sentirsi parte della natura, di ciò che ci circonda, non solo esserne spettatori. Si diventa più consapevoli sul ruolo e posizione che dovremmo avere nei confronti dell'ambiente naturale e della vita in genere. Si impara ad apprezzare la complessità e a distinguerla dalla complicazione, che è un'invenzione caratteristica solamente umana. Altra conclusione che viene da questa esperienza è che non sono necessarie tante cose per sentirsi bene, è sufficiente l'essenziale. Si scopre che tutto quello che cerchiamo in più di materiale serve a riempire dei vuoti in una vita che altrimenti sentiamo limitata e insoddisfacente. Possibilità di vivere il tempo senza fretta è un'altra bella scoperta. Il tempo è prezioso per chi vuole sfruttarlo, ma la nostra vita lo è di più. E vivere senza correre fa bene al corpo e alla mente. Nel mio caso, vivere in foresta senza l'assillo del tempo che passa mi ha permesso anche di seguire eventi, anche per più giorni, che altrimenti avrei perso. Purtroppo non ho tempo qua per raccontarvi, ma sono cose molto interessanti. Quindi dovremmo rieducarci alla natura. Purtroppo stiamo sostituendo al mondo naturale un mondo tecnologico che viene esaltato pensando che questo possa essere meglio per noi e ci possa fare più felici. Tornando in Italia, ci sono da pochi giorni, sento molto la differenza, soprattutto in città mi rendo conto che stiamo andando verso un mondo asettico in cui non c'è molto spazio per la natura. Dobbiamo rivedere e recuperare un rapporto più corretto con essa.
Sicuramente vivere un'esperienza di questo genere riesce a dare un senso più profondo alla vita, dove un Dio che ci guarda dall'alto ci può essere, ma non è così determinante e condizionante, a meno di non identificare la natura stessa con Dio. Sentirsi parte della natura è la sensazione più bella e gratificante che si può provare. Non siamo su questo pianeta i padroni. Tutto il creato, biodiversità, non è in funzione nostra, non esiste per un nostro usufrutto o sfruttamento, non siamo al centro del sistema. Noi siamo ospiti di un mondo che già c'era molto prima di noi, milioni, miliardi di anni prima di noi. Eppure nel corso della civiltà umana, ma soprattutto nell'ultimo breve scorcio di essa, abbiamo distrutto una quantità di quest'opera d'arte e di intelligenza che è la natura. Secondo gli scienziati, stiamo causando più danni alla biodiversità della caduta del meteorite nel Cretacico 65 milioni di anni fa, che causò l'ultima estinzione di massa. Forse questo pianeta vivente non era fatto per accogliere una specie che lo sta mettendo a repentaglio, sebbene siamo gli unici esseri a nostro sapere in grado coscientemente di capire il valore e le meraviglie di questo pianeta, sebbene non siamo capaci di agire di conseguenza per preservarlo e per permettere la nostra stessa esistenza. Dobbiamo quindi rivedere la nostra posizione e ruolo su questo pianeta. Dobbiamo essere più consapevoli delle conseguenze di un approccio che il più delle volte risulta sbagliato e deleterio nei confronti dell'ambiente e della natura. E già iniziamo a scontare pesantemente le conseguenze, incluso quelle dirette e indirette della pandemia che stiamo ancora vivendo. A questo proposito, chiaramente un bosco un ecosistema in equilibrio ci difende anche meglio da virus. Allora, non è ancora chiaro qual è stata l'origine di questa pandemia, però sicuramente un ambiente degradato favorisce lo sviluppo e il diffondersi anche di queste malattie dovute a virus o batteri. Infatti arriviamo poi alla fine a doverci vaccinare, giustissimo, lo dobbiamo fare, però sarebbe meglio, come si vede nell'immagine di prima, che sarebbe meglio pulire la vasca, cioè tenere l'ambiente pulito e non essere obbligati poi a vaccinarci per difendere, perché il nostro ambiente non è più pulito e non ci può più difendere. Bene, ultima diapositiva, che ancora vai pure. C'era un'ultima, ecco, quindi questo schemino in alto fa la distinzione fra ego ed eco. Ego è una visione in cui noi ci mettiamo al vertice di una piramide, invece dovremmo accettare che non è una piramide quella che vale, ma è una sfera dove tutti abbiamo lo stesso valore e l'uomo ne è solamente una parte. Dobbiamo tenere tutto questo ben presente perché al di là di quello che sta succedendo appunto con l'emergenza della pandemia ci sono altre emergenze che incombono su di noi e quindi se non riusciremo ad essere abbastanza coscienti di tutto questo purtroppo ne dovremo subire le conseguenze. Bene, mi fermo qui, spero di essere stato abbastanza chiaro, di non avervi annoiato e ovviamente sono aperto se c'è qualcuno che ha delle domande o dei commenti da fare. Grazie per l'attenzione in ogni caso. Bene, credo di essere stato nei tempi. E quindi se ci fosse qualcuno interessato. Ecco, quello che vedete dietro è una stampa, prima stavo raccontando, è una delle prime immagini di foresta tropicale, che è un'immagine di foresta amazzonica che disegnò un artista a metà dell'Ottocento, in una prima spedizione, quando ancora non si conosceva che cos'era la foresta tropicale, nessuno c'era ancora
entrato a studiare. Del tempo nel passato, ora sappiamo che la foresta tropicale è uno degli ecosistemi più importanti e dovremmo quindi preservarlo perché quella è anche più a rischio. Sappiamo l'Amazzonia che fine sta facendo, che ha il polmone della terra perché produce ossigeno, ma mantiene anche la biodiversità e quindi dovremmo rispettare, difendere e aiutare chi sta facendo qualcosa per difendere queste foreste. La mia associazione Foreste per Sempre si è impegnata in questo, potete trovare in internet la nostra pagina web, vedere cosa stiamo facendo, se volete potete partecipare alle nostre iniziative e anche potete contribuire con delle donazioni ad aiutarci a conservare e rigenerare nuovi pezzi di foresta. Grazie. Bene. Benissimo, grazie. E quindi potrete conoscere qualcosa di più. Abbiamo progetti in varie parti del mondo. Siamo proprio partiti con Costa Rica, proprio per questa mia prima presenza, ma poi abbiamo anche altri progetti sia in America Latina che in Africa. Progetti in cui andiamo a restaurare le foreste, a ricostruirle, per esempio in Madagascar. E ovviamente questi progetti hanno sempre anche una ricaduta sociale, perché non possiamo andare solamente a ricostruire, a rigenerare le foreste, ma dobbiamo anche aiutare chi vive in quei luoghi a tenere una vita decente e poter continuare a vivere senza distruggere quelle foreste. Bene. Grazie per i bei commenti che vedo. Arrivare, si tratta proprio di questo, dobbiamo arrivare a una consapevolezza maggiore. Ne va della nostra esistenza, siamo esseri senzienti, possiamo pensare, possiamo fare delle scelte. Ecco, è il momento di poterle fare, perché andando più in là forse non avremo più questa possibilità. Solo assistere a un lento o veloce decadere di tutto il sistema. E sarebbe veramente un peccato, perché per il momento di altri pianeti come il nostro non sappiamo proprio se ne esistono. Per il momento ci dobbiamo tenere caro questo qua. Bene, vi invito ovviamente a venire a conoscere questi posti. Vi dicevo giù alla riserva Karen, abbiamo anche la possibilità, abbiamo dei bungalows, delle casette dove si può alloggiare e quindi e con tutte le comodità essenziali. E fare un'esperienza di questo genere, vi assicuro, è molto bello e anche molto salutare. Quindi spero di potervi vedere da quelle parti un giorno. Grazie ancora. Tutti in Costa Rica. Ok, grazie. Ciao ciao.